Ragazzi, faccio questo video così a caso perché mi va per raccontarvi un po' le sfighe di 8-bit, no? Adesso voi dovete capire bene che oggi esce Smash, no? Smash Ultimate, tutti contenti, andiamo ad acquistarlo. Chi se lo prende dall'eShop in digitale, chi se lo va a ritirare in negozio, tra cui io che l'avevo ordinato alla Games Week. Vado lì tutto fiero a questo negozio. Comunque 20, sono 20 minuti di autobus. Me li faccio al freddo e coi guanti perché insomma anche 8 bit a freddo. E arrivato lì tutto fiero mi dicono, dopo aver fatto la coda e aver trovato il negozio nel centro commerciale, perché specifichiamo, mi dicono non c'è, ci serve lo scontrino e se no niente, e perché non ho la tessera visto che me ne frega un cazzo di quei negozi di merda. Vado lì, cerco nello zaino, non c'è, ci sono mille, un milione di scontrini, tutto, c'è tipo il supermercato e il negozio di elettronica a cui ero andato l'altro giorno, il ristorante di un mese prima, manca poco. C'è tutto, ma non c'è quello del GameStop. Allora, incazzato nero, non posso fare niente senza scontrino, cosa faccio? Prendo l'autobus, sto lì ad aspettare. Intanto sono arrivato a casa, non si vede un cazzo di nulla. Vabbè, diciamo così, prendo l'autobus, sto lì ad aspettare che arrivi, torno altri 20 minuti, entro in casa, sto lì a setacciare camera mia, trovo questo scontrino. Torno lì, 20 minuti di autobus, aspetta la fermata, vai dentro, fai la coda, arrivo alla cassa, do lo scontrino e cosa mi dicono? Che il mio preordine non risulta in quel punto vendita, naturalmente, e mi trattano come un cretino perché già mi ero dimenticato lo scontrino. Vabbè, può capitare, cioè io sono un tipo abbastanza disordinato, non è la prima volta che mi capitano queste cose. Vabbè, una rottura di coglioni, ma almeno vabbè. L'ho preso, l'ho già tanto che l'abbia trovato. Torno lì tutto contento. E l'ordine non risulta, porca puttana. Sono lì, no? Con sto scontrino gli dico tutti i miei dati. Tra l'altro il coglione della Games Week aveva scritto Chiucchetti invece di Chiocchetti. Ma comunque mi dicono che non risulta con nessuna delle due grafie. E io dico, ma cazzo, va che io li ho già pagati 50 euro. No, no, non ci risulta, non ci risulta. Hanno chiamato il negozio del paese vicino per capire se io fossi stato così cretino da selezionare un altro negozio. Invece no, non sono cretino io, sono cretini loro, infatti da lì non risultava. E niente, per farla breve ho chiamato il cazzo di servizio clienti e vaffanculo, insomma.